e anche dal sindaco di Savona, non solo partecipazione e interesse a questo meeting all'assino sulle infrastrutture, ma un appello alla coesione, così sindaco Caprioli? Sicuramente, non ci devono essere spaccature sia politiche che soprattutto territoriali per un tema così importante come quello delle infrastrutture, e sulle quali dobbiamo agire in due fasi. Sicuramente all'inizio agire sull'emergenza, l'emergenza è quella che si è creata dalla caduta del Ponte Morandi, la caduta del nostro viadotto da Madonna degli Angeli, e poi soprattutto l'emergenza dei lavori, tutti questi lavori che hanno creato lunghe code, e a Natale l'abbiamo visto, e non vorremmo rischiare di replicare durante le vacanze pasquali. Quindi immediatamente garantire tempi certi di percorrenza non solo ai turisti ma anche ai lavoratori, pensiamo comunque a Savona, a Vado ad esempio, che sono sede di autorità portuale, e quindi abbiamo un grosso traffico veicolare, ma pensiamo anche a tutte le imprese che ci sono sul territorio, che devono avere gli approvvigionamenti e dopodiché devono anche mandare fuori le proprie merci, ma poi anche per la sicurezza di tutti i nostri cittadini, tutti coloro che transitano in queste infrastrutture. E poi invece una programmazione più a largo respiro per quanto riguarda una rivisitazione delle infrastrutture, dei progetti ci sono già, pensiamo alla Cargare Predosa, ma pensiamo anche all'infrastruttura su ferro, ai raddoppi che stiamo aspettando dalla provincia di Savona verso la provincia di Imperia, oppure al raddoppio da Savona alla Val Bormenda. Sono fondamentali se vogliamo anche pensare e parlare a una mobilità sostenibile, quindi è necessario che a questo tavolo siedano tutte le parti interessate, è necessario che da questi vari tavoli si faccia poi sintesi per arrivare al MIT uniti e coesi con delle richieste, soprattutto pensando che la Comunità Europea sta riprogrammando i fondi 2021-2027 ed è quindi importantissimo che noi ci arriviamo con le idee chiare, sapendo che cosa vogliamo ottenere, quindi pochi punti ma quei punti sicuri di portarli a casa come finanziamenti. E quei finanziamenti potrebbero diventare realtà le opere che oggi sono sogni. Esattamente, ma soprattutto ci vuole veramente una visione d'insieme, basta ai campanilismi, perché come ho detto qui oggi ogni città ha la propria crisi, noi abbiamo la crisi Funivia S.p.A. e quindi i vagonetti e il carbone che non può più essere trasportato tramite vagonetti ma deve essere trasportato nell'emergenza con i camion, abbiamo l'Aurelia Bis bloccata perché è fallita la ditta appaltatrice, ognuno ha le proprie criticità, ma dobbiamo mettere tutte a sistema e capire che cosa chiedere.